sto signore che è emozionatissimo perché la moglie sta per partorire. Allora lui sta lì davanti alla sala operatoria nel reparto ostetricia e ginecologia. Allora a un certo punto esce l'assistente dell'ostetrica che gli dice: signor Giovanni, è nato il suo bambino, è un bambino stupendo, è meraviglioso, è carinissimo. E lui: te credo, dottore, con sta canna fumaria che mi ritrovo. Insomma, l'assistente rientra in sala operatoria, riesce però dopo 10 minuti e dice al signor Giovanni: signor Giovanni, non ci potrà mai credere, è nato ancora un altro bambino, è ancora più bello del primo, è stupendo. E te credo, dottore, con sta canna fumaria. Insomma, l'assistente entra nuovamente nella sala operatoria, però riesce dopo mezz'ora e dice al signor Giovanni: signor Giovanni, credo che questo sia veramente un miracolo, è nato ancora un altro bambino, è più bello dei due precedenti, è veramente sensazionale. E te credo, dottore, con sta canna fumaria. Signor Giovà, però mi sa che è meglio che gli dà una pulitina qua a canna fumaria, perché sono tutte e tre neri. Insomma, c'è Giovannino che va a fare l'esame per passare dalla quinta elementare al primo superiore. Allora, la commissaria d'esame gli dice: allora, Giovannino, dici una bella cosa di letteratura. Allora, che cosa ti è rimasto dei Promessi Sposi? Signora me, che mi è rimasto? Ah sì, a bomboniera. Insomma, c'è sta il figlio di questo carabiniere che sta facendo i compiti a casa insieme al papà. Allora a un certo punto si rivolge al padre e gli dice: papo, dimmi bello di papà. Senti papo, è giusto scrivere mamma è andata al mare? No, bello di papà, così non è corretto, perché mamma è rimasta a casa. Insomma, c'è una signora che porta a spasso suo figlio ai giardinetti. Allora fa scorazzare un po' questo bambino tra i prati, lo fa giocare con le varie giostrine. A un certo punto questa signora incontra una bellissima signora africana con suo figlio piccolo, un figlio che aveva la stessa età del suo, insomma. Quindi, insomma, inizia a socializzare con questa signora. Allora questa signora si avvicina al figlio di questa signora africana, lo annusa e nota che è profumatissimo sto bambino. Quindi dice alla mamma: signora, complimenti, suo figlio a parte che è carinissimo, ma poi ha dei vestiti profumatissimi. Senta, ma mi dica, ma che detersivo usa? Signora, noi usare nuovo Ajax. Ah sì? Ma tornato bianco? No, rimasto nero.